Cari amici di Runner 451, benvenuti a un nuovo video qui dal nostro studio virtuale. Oggi parleremo del fondo progressivo, un allenamento molto importante, molto divertente, che si può inserire in varie fasi della preparazione e che può essere utile per tanti aspetti, sia per qualità fisiologiche, per allenare qualità mentali e aspetti legati in maniera specifica alla gara. La prima cosa importante è fare una distinzione tra, e io ci tengo molto, tra fondo progressivo e progressione. Spesso il runner che non segue allenamenti in maniera specifica o tabella fa una progressione, cioè inizia a correre a un ritmo molto lento, che potremmo definirlo come lento rigenerante, e verso la fine della seduta, ad esempio una seduta di un'ora di corsa o di 10 km, gli ultimi chilometri li fa ad alta intensità, magari anche in soglia, quindi crescendo, perché correndo si sente sempre meglio, sente il fisico che risponde e va proprio a sensazione. Questo è un tipo di allenamento che, quando si inizia a correre, come tutti gli stimoli, dà dei risultati, ma perché passare da zero stimoli a degli stimoli dà dei risultati, ma non è un allenamento strutturato che mi può portare alla lunga dei risultati. Quindi distinguiamo bene tra progressione e allenamento progressivo. L'allenamento progressivo è un allenamento diviso in 2, 3, 4, a volte anche 5, però diciamo tra 2, 3, 4 frazioni, in cui io vado a definire bene per ogni frazione la distanza che correrò e l'intensità a cui la correrò. Quell'intensità solitamente corrisponde ad altri tipi di allenamento. Ad esempio, divido un allenamento, so, 50%, quindi la metà al ritmo del fondo lento, poi prendo 30% al ritmo del fondo medio e il 20% è una gara dei 10.000. Questo poi, come dividerlo e l'intensità, dipenderà da chi, che runner sono e soprattutto da che cosa sto preparando. Che cosa migliora l'allenamento progressivo? Allora, intanto dipende come lo corro. A volte il fondo progressivo può essere un sostitutivo del fondo lento un po' più brillante. Quindi io lo corro tutto sotto soglia, ok? Vado a, non so, solitamente faccio un 10 km di fondo lento. Per fare un allenamento un po' più brillante, lo divido in tre parti, un 4-3-3, che non è calcistico, ma in questo caso è legato al running, e dove i 4 km sono veramente a fondo lento, e poi cresco di un pochino. Tipo 10 secondi al chilometro o qualche percentuale di battiti di frequenza cardiaca massima, chiudendo comunque sotto soglia. Può essere una variante di un fondo lento, rimango comunque sotto l'85% della mia frequenza cardiaca massima. Poi però vado a inserire magari dei progressivi un po' più stimolanti, dove la seconda, la terza o anche la quarta frazione, dipende come lo divido, sono anche più allegri e posso andare a migliorare alcune caratteristiche. Può migliorare la soglia stessa se vado a lavorare su ritmi vicino alla soglia nelle parti finali. Può migliorare la capacità aerobica, quindi la capacità di il tempo, la durata che posso correre alla soglia. Oggi magari riesco a correrci per 40-45 minuti e, ovviamente, ad esempio, se voglio migliorare sulla 10, sulla mezza, il mio obiettivo è di riuscire a correrci almeno un'ora. E quindi inserire un progressivo che può essere alternativo anche al fondo medio, dove però ho una parte più lenta del fondo medio, la parte iniziale, ma magari il finale ce l'ho più brillante, va a stimolare alcune caratteristiche che mi migliorano in questo senso. Può quindi migliorare la resistenza alla velocità di gara. Una cosa che migliora assolutamente è la sensibilità delle andature. Cosa vuol dire la sensibilità delle andature? Capire che velocità sto facendo. Se io faccio più allenamenti dove devo seguire in maniera abbastanza precisa le andature che faccio e sento anche la differenza di velocità, nel tempo il mio cervello impara a riconoscere senza guardare sempre l'orologio mentre corro. Quindi le sento mio. Poi può migliorare la gestione dell'energia e, come anche in parte il fondo medio, la potenza lipidica. E può essere, come dicevo inizialmente, variandolo e cambiandolo col fondo lento, un allenamento
magari per chi si allena anche solo 3 volte a settimana, che mi migliora più velocemente la condizione, senza però esagerare troppo con l'intensità. Quindi non lo so, faccio 3 uscite, una è un fondo lento, una è un allenamento un po' più qualitativo, intervallato, un fartlek, delle ripetute non troppo lunghe, eccetera. E magari il terzo allenamento è un progressivo, dove però grossa parte è corsa come lenta, ma le parti finali le faccio un po' più brillanti. E poi assolutamente un allenamento mentale per la gara. Mi migliora il finale gara, perché mi abitua a fare cambi di ritmo quando ho già le fibre muscolari stanche, ok? Perché io parto lento, affatico soprattutto le fibre muscolari lente, e quando devo iniziare a richiamare anche altri tipi di fibre muscolari do intensità maggiore, quindi è molto allenante da questo punto di vista. E poi anche mentalmente abituarmi a crescere e a non calare, che poi è invece l'errore che purtroppo a volte si fa in gara, cioè partire troppo forte e poi crollare, salvo poi riprendersi alla fine, ok? Ma poi affronteremo questo tema, che è più legato alla fatica e a capacità mentali. Può essere assolutamente un allenamento che mi aiuta in questo senso. Come si corre il progressivo l'abbiamo detto, possiamo dividerlo in 2, 3, 4 parti. Un progressivo può essere, come dicevo, dentro i 10-12 km, però può essere anche un lungo o lunghissimo progressivo. Ad esempio, se preparo la maratona, potrei dividerla in 2 parti e correre tutta la prima parte al ritmo del fondo lento, ok? E la seconda parte al ritmo maratona, o anche un pelo più veloce se la seconda parte non è il 50%, ma magari divido 60-40, 70-30. Posso veramente sbizzarrirmi, l'importante però è che abbia questo sbizzarrirsi abbia un po' una logica, cioè rispetto a che cosa sto preparando, a quali sono i miei gap che voglio colmare e in quale fase della preparazione sono. Legato proprio alla fase della preparazione in cui sono, ad esempio se sono lontano dalle gare nel periodo di costruzione, potrei inserire il progressivo ogni 2 o 3 settimane come allenamento alternativo ai lunghi lenti, ad esempio del weekend, o come dicevo prima anche nei lenti, per dare, siccome si prediligono soprattutto i volumi e bassa intensità in questo periodo, ogni tanto per dare degli stimoli un po' più veloci e non avere una corsa un po' troppo seduta, potrebbe essere un'ottima soluzione inserirlo, come dicevo, ogni 2-3 settimane. Posso alternarlo magari se sto preparando una 10, una mezza al fondo medio, al medio veloce, quindi non sostituendolo, alternandolo, quindi magari una settimana faccio il medio, che è un allenamento mentalmente più duro perché devo mantenere una velocità, un'intensità impegnativa, abbastanza impegnativa per un bel po' di tempo, anche dai 6-7 km, ma anche 10-12 km, se parliamo di medio per le 10 per la mezza, poi dopo fondo medio un po' più lenti per la maratona è un altro tema, e posso alternarlo con il progressivo proprio per migliorare le qualità che dicevamo prima, ad esempio il finale gara, ma anche mentalmente fisicamente per dare degli stimoli diversi al mio fisico. Nel periodo magari se io corro tante gare, non si dovrebbe, però diciamo periodo gare ho diverse 10, 12, 15 km, parliamo di queste distanze, la domenica in cui non ho la gara, posso pensare di fare un progressivo. Perché? Perché tengo alto i giri del motore, ma senza le intensità alte che mi vanno a scaricare come le gare stesse. Quindi, ad esempio, posso fare, non so, sempre un 10-12 km, ma dove vado a correre al ritmo gara solo gli ultimi 3-4 km. O magari gli ultimi 2-3 km, l'ultimo chilometro lo faccio proprio come se fosse lo sprint finale gara. Ultimi consigli per correre bene il progressivo: ovviamente fare prima un ottimo riscaldamento, perché soprattutto per i progressivi in cui andrò a correre delle buone intensità, bisogna, come per le ripetute, come per il fondo medio, devo essere pronto. I cambi di ritmo non devono essere estremi, non devo fare proprio delle crescite importanti, devono essere progressivi. Quindi, non so, parliamo di 10-15 secondi a chilometro, inizia a essere già un buon cambio di ritmo. E poi, altra cosa importante, è che non devo per forza seguire
le andature, ma posso farlo, ed è un ottimo allenamento, magari un progressivo dividendo in tempi o chilometri le varie frazioni e crescendo a livello cardiaco. Allenamento da fare probabilmente più con la fascia, per avere la fascia cardiaca, per avere una bella precisione, ma può essere un'alternativa. Potete sperimentate, vedete come vi trovate meglio, ma è un allenamento divertente, vi aiuterà a migliorare tanti aspetti. Fateci sapere nei commenti se l'ho utilizzato, come vi siete trovati, e iscrivetevi al canale YouTube Runner 451 Sport, pagina Facebook e seguitela Runner 451, il profilo Instagram Runner 451 Sport e nel sito internet, dove trovate anche, vi lascio il link qui nel commento, la sintesi di tutte le cose che vi ho detto nel video e anche qualche approfondimento nell'articolo che ho scritto sul fondo progressivo. Cari amici di Runner 451, sempre più runner consapevole e felice, ci vediamo al prossimo video. Ciao!